Eder. Mech. Pallister. L'audizione inizialmente programmata per lunedì 20 novembre è stata rinviata a data da destinarsi, per permettere alla difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, di esaminare per la prima volta i reperti della vittima. Questa decisione è stata presa dal presidente della Corte d'Assise di Bergamo, Donatella Nava, dopo che i legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini hanno presentato un ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, riguardante la sentenza della Corte di Cassazione del 21 novembre 2021. Tale sentenza consente ai difensori non solo di visionare, ma anche di toccare gli abiti della giovane ginnasta e la traccia genetica che rappresenta la prova principale contro Bossetti. La Corte ha accettato la richiesta dei legali, rinviando l'audizione in cui le parti avrebbero potuto solo guardare i reperti conservati in scatoloni da anni, leggings, slip, scarpe, felpa e giubbotto della 13enne di Brembate, e ha deciso di aspettare la decisione della Suprema Corte. I legali nel ricorso hanno sottolineato che nella sentenza depositata il 26 luglio 2023, i giudici della Cassazione hanno confermato che l'autorizzazione per esaminare i reperti è irrevocabile, valida, vigente, intangibile e non può essere messa in discussione. Tuttavia, hanno commesso un evidente errore di fatto quando hanno fatto riferimento al provvedimento del 27 novembre 2019 emesso dal presidente del Tribunale di Bergamo, e hanno inserito erroneamente la nota del 2 dicembre 2019, rivolta solo all'ufficio corpo di reato e non alla difesa, in cui lo stesso giudice ha rettificato la sua decisione di 5 giorni prima e ha precisato che l'autorizzazione riguarda solo l'esame visivo dei reperti, escludendo qualsiasi operazione di prelievo o analisi degli stessi. In altre parole, non è più possibile toccare gli abiti di Yara o cercare nuove prove nei campioni di DNA. La difesa considera questo dietrofront inaccettabile nel ricorso, che è molto tecnico e fa riferimento a precedenti sentenze delle sezioni unite. Sottolinea che un giudice non può contraddire una sua precedente decisione, o correggere se stesso, e pertanto si deve ribadire la correttezza della sentenza della Cassazione, che fa riferimento alla decisione del novembre 2019 in cui si consente l'analisi dei reperti, in particolare quelli biologici, e non solo la loro visione. Questo errore ha causato l'attuale situazione di stallo, e ora la Suprema Corte dovrà pronunciarsi nuovamente su questa questione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!